Mi è piaciuta molto questa provocazione finale, perché la penso alla stessa maniera, nel senso che si dice il materiale edilizio potrà provenire dallo scarto agricolo. Assolutamente sì, da sempre la tradizione ha messo in campo strategie di tecnologie legate al territorio. Quindi vabbè, l'innovazione è trovare modalità nuove di utilizzo, diciamo, nella modernità abbiamo bisogno di capire il perché certi materiali possono avere delle linee guida interessanti e trovare tecnologie più giuste per poterle poi mettere in opera. Stamattina abbiamo un po' questa linea guida e questo obiettivo, prendere assieme delle modalità costruttive dalle imprese che hanno studiato, hanno messo in campo elementi che ci possono aiutare nella progettazione. Io dico nella progettazione dell'edificio impianto, cioè la novità forse è quella di ritornare a fare i progettisti sul serio. Dico anche in maniera provocatoria, non è che fino adesso abbiamo fatto nulla, è che la sostenibilità ci impone di tornare un attimo all'etica della nostra professione. Etica che ci consente di analizzare l'edificio nella sua interezza e cominciare a capire il perché, dato che guarderemo più che altro alla ristrutturazione, rigenerazione, sostituzione di edifici esistenti, perché questo è il futuro. Vi ho portato qua un articolo interessante che esce dai giornali, diciamo così, che sono molto aperti, non solo ai progettisti, ma a me interessa raggiungere il privato, perché è il privato che poi chiede al progettista di mettere in campo strategie innovative di riduzione dei consumi energetici e quindi anche della riduzione delle emissioni delle CO2, perché questo è l'obiettivo dell'Europa. Però voglio chiari, perché l'anzianità fa anche questo. Allora, qui dice questo giornalista, adesso non mi ricordo il nome, mi ha fatto una fotocopia molto veloce stamane, prima di venire. Allora, per convincere i privati a mettere in campo strategie per l'isolamento termico e quant'altro, dato che i costi, per esempio, qui dice, di una parete o di un isolamento termico può oscillare fra i 45 e i 65 euro al metro quadrato, e il governo si prepara a prorogare anche per il prossimo anno gli ecobonus, vale a dire la detrazione fiscale del 95% della spesa sostenuta per arrivare a maggiore efficienza energetica. L'incentivo ha dato risultati, insieme al credito d'imposta per la semplice ristrutturazione, l'anno scorso ha innescato più di 28,5 milioni di investimenti. Voglio dire, siamo su una strada, ma siamo ancora alle briciole. La partita, qui dice l'analista, vale miliardi. Quindi è chiaro che con la crisi che ci stiamo portando dietro, identificare il processo che l'Europa ci chiede di fare edifici a energia quasi zero diventa abbastanza interessante, tanto quanto complesso. Attenzione, non ho detto complicato. Non mi interessa la complicazione, mi interessa la complessità. Il progetto è la risoluzione caso per caso, perché ogni edificio da ristrutturare, da rigenerare, non parlo del nuovo perché il nuovo sarà una percentuale veramente bassissima, e poi il nuovo ha, per il progettista, ha delle facoltà più interessanti, più semplici da poter risolvere. Il nostro problema, e io insisto sul fatto che dovremmo rigenerare, ricostruire, riposizionare, rimettere in campo tutti gli edifici in maniera sostenibile ed equilibrata per l'emissione della CO2, perché questo ci richiederà l'Europa, e dovremmo fare anche la ristrutturazione in chiave di consumo quasi zero. Questo NZEB è abbastanza complesso. E per tornare di nuovo alla provocazione, in Italia non si fa tanta ricerca, anche se in università, voglio dire, qualcosa si fa. Adesso il nostro centro AE ha già una decina d'anni e abbiamo trovato delle modalità costruttive interessanti di utilizzo anche di materiali naturali o quant'altro, facendo proprio delle prove. Ma più che altro in Italia si fa ricerca che poi non è conosciuta, ma più che altro forse si fanno dei prototipi. Si fanno dei prototipi e non sempre si monitorano, cioè non riusciamo a monitorare poi i risultati. Allora, qual è la cosa importante? Capire se le buone pratiche hanno aggiunto poi risultato, perché se noi identifichiamo questo tipo di mentalità, la modalità legislativa che ci obbliga, per esempio, andare verso la casa a consumo quasi zero, utilizzando, che ne so, il sistema della casa passiva o la famosa
classe A++, perché adesso è cambiata di nuovo la modalità, e quindi non siamo mai, come posso dire, contemporanei alle normative che escono. In realtà, insomma, è un po' complicato. Complicato perché? Perché in realtà, per arrivare a un consumo quasi zero, noi abbiamo la problematica dell'impiantistica interna, che però sta cambiando in maniera molto interessante, ma più che altro abbiamo la problematicità che gli edifici in Italia sono pluriproprietari. Quindi se intervengo su un appartamento, su un condominio, difficilmente riesco a mettere tutto l'organismo in equilibrio. Questo comporta delle difficoltà che la normativa non ha ancora trovato dei risultati, diciamo così, delle soluzioni. Non parliamo poi del problema sismico, perché difficilmente riusciamo a mettere in campo una strategia di riordino sismico dell'edificio, perché difficilmente riesci di nuovo a convincere i proprietari di un fabbricato che normalmente è diviso in varie modalità. Ecco, quindi vedete che noi dobbiamo un po' giocare in questo sistema. Io penso che questi prototipi che noi andiamo a mettere in campo, perché ognuno di noi in realtà, trovando una linea guida per la soluzione di quell'edificio che ha portato il nostro cliente, trova dei sistemi che potrebbero essere interessanti per gli altri. Quindi sarebbe bello avere questo scambio reale tra progettisti e tra le aziende, perché questo ci aiuta a superare quelle che sono le difficoltà degli errori. La mattinata di oggi è interessante perché abbiamo chiesto alle aziende, agli ingegneri o ai geometri, agli architetti che vengono a raccontarci come la propria azienda ha risolto alcune problematiche, abbiamo chiesto di identificare quali sono gli errori da evitare, quali sono gli errori più comuni, qual è la corretta posa di un sistema, perché questo ci conforta anche come direzione dei lavori. Ormai la direzione dei lavori è molto complessa, perché difficilmente in tutti questi materiali innovativi, tra virgolette, non sempre i progettisti sono preparati alla soluzione o a controllare il processo edilizio. Il processo edilizio è molto complesso, abbiamo problematicità molto alte, per cui trovo che identificare delle linee guida che sono più legate alla trattatistica e meno alle normative prescrittive o restrittive sia forse una linea che si potrebbe cominciare a mettere in campo e a trovare come soluzione. Vi avevo fatto qui alcune foto di alcuni miei lavori, vediamo se riguardo andare avanti e andare indietro, perché quando ci si presenta un fabbricato costruito di questo genere e devi portarlo a consumo zero, vi devo dire che non è così semplice, perché tra punti tecnici, modalità costruttive legate alla sicurezza sismica e la determinazione, per esempio, di utilizzare materiali che siano compatibili, perché se è un materiale come questo vincolato, hai anche degli obblighi legati a legislazione abbastanza complicate. Ecco che il sistema secco, il sistema di aggiungere elementi che possono essere anche smontabili nel tempo, perché d'ora in avanti avremo sempre modalità costruttive più interessanti, quindi sarà facile anche poterli sostituire. Quindi penso che il sistema secco e la modalità dell'air su layer che veniva utilizzato in antico, noi abbiamo usato gli edifici del 700 per capire come funzionavano. L'edificio del 700 in Italia è, a mio avviso, ma anche dai dati, è un edificio che è migliore a livello di consumo energetico dei nostri edifici che abbiamo costruito fino a 10 anni fa con la legge 10. Perché un edificio del 700 che abbiamo analizzato in facoltà arriva a dei lambda o degli U del parete a 0,74, cose che in Italia sono abbastanza rare trovare in edifici costruiti anche pochi anni fa. Per cui è chiaro che la modalità di aggiungere elementi e fare dei layer per identificare un processo che mantiene l'unicità dell'edificio, quello che è, e mantiene anche, io dico, il sistema energetico naturale dell'edificio stesso, cioè il progettista ha già pensato per quell'edificio un sistema energetico, quindi alterarlo è molto complicato, perché questo determina il fatto che semmai in estate questo edificio non funziona più come funzionava, perché con la massa questi edifici funzionano benissimo, in inverno invece ha bisogno di un sostegno, perché chiaramente questi edifici hanno un consumo energetico invernale molto alto, mentre quello
estivo è veramente bassissimo, perché normalmente se un edificio è rimasto inalterato nelle proprie potenzialità energetiche, difficilmente abbiamo caldo, cioè il comfort estivo è molto interessante. Ponti termici, identificazione del recupero degli edifici che hanno una certa valenza. Allora, studiare tutte le modalità, secondo me, diventa elemento importante. Noi dobbiamo trovare una modalità di progettare un sistema edilizio autonomo, e quindi chiamiamolo un edificio impianto, al quale noi possiamo aggiungere un'impiantistica tecnologica. Ma non è l'impiantistica tecnologica che ci risolve il problema del consumo energetico, perché semmai una pompa di calore va con energia rinnovabile, ma è un sistema integrato di progettazione legata al sistema edificio, caso per caso, sistema edificio impianto, che a mio parere potrebbe risolvere il problema reale di andare verso delle soluzioni più giuste di consumo energetico consapevole, di eliminazione degli elementi che sono negativamente legati all'emissione di CO2, e trovare tutte quelle tecniche che ci aiutano a essere dei veri dottori della casa. Per esempio, se noi possiamo fare una verifica tecnica dell'edificio, capiamo subito dove sono le problematiche e facciamo una scaletta, iniziamo la ristrutturazione nei ponti più delicati, troviamo delle strategie bioclimatiche e utilizziamo le modalità estate-inverno per capire quali sono i consumi reali e quali sono i materiali e tecniche più idonee in funzione microclimatica e in funzione naturalmente del portafoglio anche del nostro cliente. Quindi attenzione a eliminare immediatamente l'umidità dai muri, perché questo comporta un innalzamento del problema del consumo energetico estivo e invernale, e trovare tutti quei sistemi, per esempio anche con la canna palustre, con la fibra di legno, con tutti quegli elementi che possono aiutarci a trovare dei materiali a basso consumo di LCA, quindi attenzione, non sono i materiali che hanno una emissione molto forte di LCA nella propria costituzione, perché questo non fa altro che alterare il consumo energetico immediato e poterlo poi risparmiare fra qualche anno. Ne ho fatto uno studio all'università che dice che se noi facciamo un cappotto termico in polistirene, per dire una parola diciamo così immediata, ci vogliono 9 anni per recuperare il costo energetico per quell'operazione. Quindi se noi per il 2020 dobbiamo ridurre del 30% e immettiamo immediatamente tutto questo consumo energetico che serve per produrre il materiale con il quale spenderemo, non siamo sulla strada giusta. Non siamo sulla strada giusta, a mio parere, neanche a richiedere edifici in classe A, perché l'edificio in classe A ha dei costi talmente alti che non possono essere recuperati se non in tanti anni, ma costi elevati nel consumo energetico dei materiali tecnologicamente avanzati che noi immettiamo per trovare poi la soluzione migliore per arrivare al consumo quasi zero. Quindi vedete dalle foto che ho messo così come si deve comportare la progettazione per capire bene quali sono i nodi, un nodo di un edificio già costruito, per trovare quelle modalità più semplici e meno onerose per quanto riguarda l'utilizzo del materiale che noi utilizziamo nella tecnica costruttiva, per arrivare a una soluzione che è la più equilibrata, la più economicamente funzionale, non solo per il cliente ma anche per il costo del materiale che noi andiamo a mettere, e anche per trovare quelle modalità che non ci consentono, cioè che ci consentono di utilizzare, di arrivare a meno errori possibili, e anche fare la prova annuale di cosa è successo nel nostro comportamento di progettuale, quindi avere veramente una scaletta per poter aumentare quelle che sono le conoscenze per tutti. Allora, io a questo punto presenterei la giornata, perché non voglio occupare altro tempo, perché mi sposto. Ecco, di qua si sente, funziona? Allora, volevo dire anche un'altra cosa che mi viene in mente, 2 secondi. Pensate che c'è una app per chi lascia l'auto e va in bicicletta, cioè c'è un'app che ti consente di capire quanta anidride carbonica non emetti se anziché andare con l'auto utilizzi mezzi diversi. Forse si dovrà progettare un'app anche per l'edilizia per far capire ai nostri clienti che
spendere soldi per la riduzione del consumo energetico non è una spesa, ma è un investimento. Nel momento che qualcuno capisce che è un investimento, ecco che forse si comincerà a far girare la ruota della riduzione del consumo energetico. Quindi questa mattina avremo strategie molto interessanti che sono legate a Vespai aerati isolati, quindi cominciamo a capire come mettere in campo delle strategie legate a una riduzione del consumo energetico verso il basso, gli errori da evitare e le criticità più corrette per una posa del sistema del cappotto termico. Attenzione, il cappotto termico non funziona è perché normalmente è stato messo in opera in maniera non precisa. I 10 errori più comuni da non commettere nella realizzazione di un edificio in legno, che dato un po' l'innovazione della metodica, non tutti sono in grado di progettare un edificio in legno in maniera proprio perfettamente tecnologica. Poi il tema secco, interessante sarà come risolvere i surriscaldamenti estivi negli edifici. Abbiamo parlato di verde e quindi vedremo anche come funziona il verde pensile e naturalmente i serramenti, come e quali sono le strategie più interessanti. Finiremo con anche il problema della geotermia, quanto ci può aiutare per ridurre il consumo energetico e quindi identificare quelli che sono dei processi diversi. Quindi io chiamo immediatamente